Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Luca, 4-4-2, cosa ne pensi? È un sistema che funziona alla perfezione con quattro esterni che devono essere dinamici. L'allenatore avrà lavorato soprattutto sulle due linee di difesa e centrocampo che non devono allontanarsi troppo tra di loro. In questo modo possono fare pressing o attendere l'avversario chiudendosi in difesa. Tutto dipenderà da come l'allenatore ha preparato la partita. Partita già in corso di svolgimento. Lungo passaggio in avanti. Si avvicina alla porta. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Pallone dentro. Para con grande sicurezza. Il portiere la spedisce su. Non impensierisce la difesa. Si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Passaggio intercettato. Avanzare l'azione con il lancio lungo. La mette in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Prova a giocarla in profondità. A sinistra con il passaggio. E perde il duello fisico con l'avversario. Gioca una palla lunga. Scodella in avanti. Scatta verso il pallone. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Intercetta il passaggio, pericolo! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. E alla fine si salvano grazie a questo clamoroso errore degli avversari. Ma non ho ben sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione. Agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. L'avversario ha avuto la meglio. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale.
Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questo è l'ultimo, amico mio. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Pallone lungo in verticale. Sulla fascia, è libero. Qui può partire il contropiede. Tocco morbido. Riceve in ottima posizione. Pronta, splendida reazione del portiere. Non si è fatto pregare per arrivare su quella palla. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Riceve la palla. Cerca il bella parata. La conclusione. Si sblocca il risultato. Hanno trovato un gol pesantissimo e a pochi istanti dalla fine del primo tempo. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. Si ricomincia dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Cerca cross. C'è la palla lunga in avanti. Primo tempo che finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre 1-0 dopo i primi 45 minuti. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Cercano l'azione veloce. Tentativo di allungare il gioco. Libera, ma il pallone non va molto lontano. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. C'è l'opportunità per il contropiede. Occasione per il contropiede. L'estremo difensore la calcia lunga. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Passaggio sulla destra. Un intervento impeccabile. Palla in avanti verso il compagno. Decidono di giocarla all'indietro. Il tabellino dei marcatori è stato inaugurato poco prima dell'intervento. E così siamo evidentemente sull'1-0. Vediamo se crossa. La gioca all'indietro. Decide di sfruttare la fascia.
Bella palla, deve occhio al... E il portiere dice di no. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ottima progressione, palla al piede. Prova a tirare. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Scatta verso il pallone. C'è il tiro! La sfera entra in porta! Ce l'hanno fatta! Adesso questo gol cambia davvero tutto! L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Si ricomincia da una situazione di parità. I continui capovolgimenti di fronte rendono questa gara semplicemente fantastica. L'atteggiamento offensivo alla ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Prova la soluzione in fascia. È libero di creare pericolo. Cerca il compagno in area. Ha misurato male la distanza qui. Da lì può crossare. Fa sportellate con il suo marcatore. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. E trova il compagno. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile.
Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Bella apertura. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Gioca con un pallone lungo. Pallone lungo in verticale. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Vediamo se può capitalizzare. Occhio, può andare. Riceve il passaggio. Può segnare. Occasione da rete. Sì, è entrata. Un gol che parla da solo. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. C'è il cross. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Ma è incredibile l'occasione che hanno perso oggi. Traditi forse dalla stanchezza, va bene, nel finale, quando dovevano tenere. Ma è incredibile, non si può perdere così. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Hanno fornito una prova decisamente scarsa di fronte ai loro tifosi. Ho visto una squadra scomposta, poco determinata, nervosa, davvero una brutta prova. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie e a presto, Fabio.